Benvenuti a questa ennesima puntata di Daniele Ciro. No, ma che dico, insomma, sono un po' stranito perché dobbiamo parlare con uno dei tifosi particolari. State, prego, salve. Ecco qui, per la sesta volta Gigi D'Alessio al nostro microfono ciccio. Sì. Parliamo di calcio. Sì. Perché? Parliamo della Juve Stabia. Perché Gigi D'Alessio viene a vedere la Juve Stabia? Perché è una bella squadra, è una grande squadra. Poi ho saputo che la curva cantano le mie canzoni ed era anche giusto venire qui ad onorare. Sappiamo che hanno fatto un riadattamento di una tua canzone, sì. Per come fa? Facci sentire. È 30 canzoni, si chiama. La 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 la. È questo. Ma tu vieni invitato ad andare a guardare per esempio la partita del Napoli? Come no? Ci sono anche andato. Insomma, ogni domenica in uno stadio. Sì, mi auguro che l'anno prossimo la Juve Stabia andrà in Serie B e mi auguro che il Napoli andrà in Serie A e poi l'anno dopo anche la Juve Stabia in Serie A. Ma se uno chiedesse a Gigi D'Alessio per quale squadra tifa, lui cosa risponderebbe? Ma io tifo per il Napoli, però sto qua, oggi tifo per la Juve Stabia. Cioè il Napoli e la Juve Stabia, cioè una squadra regionale, quindi squadra della mia. Ma hai pagato il biglietto per entrare? No, veramente me l'hanno offerto il biglietto. Tanto a me, però soprattutto anche perché. Guardate il suo gol, guarda il gol, guarda questo gol. Ecco, infatti la telecamera è già lì. Aspetta, guarda. Vediamo un po'. Cross. Aspetta, cross. Sei capace a fare una telecronaca? No, non sono tanto bravo. Palla in fuori gioco, eccoci qui. Ma con la musica come va? Il tuo nuovo album? Bene, ma tutto sappiamo bene. Sappiamo che è in preparazione 5 album. No, 5 album, che faccio? Le pizze? No, uno. Uno album, il primo adesso uscirà il film, che uscirà il 29 gennaio. Cent'anni, noi ci siamo già incontrati. Sì. Lo so, mi ricordo. Te lo ricordi di Ciccio? Ricordo, sì, sì. Bene, buona partita, ci vediamo più tardi. Stiamo facendo il giro per andare su ad intervistare forse il presidente Fiore, forse. Perché poi il presidente è in mezzo agli spalti e non sta, che ne so, in un posto d'onore? Che ne so, questa mise in mezzo alle stesse ai tifosi. No? È uno come loro? È uno come loro, a questo momento qua è uno come loro. E lei in questo momento cos'è? Uno come noi? No, io adesso sono un controllore. No, in controlleria. Andiamo, grazie. Presidente Fiore, Fiore. Non vorrei disturbare il presidente mentre guarda la partita in questo. Ecco. Salve, come va? E voi chi siete? Daniele Ciccio. Daniele Ciccio. Per il programma Calcio Club. Ah, bravo. No, è divertente vedere una personalità come lei in mezzo a dei tifosi. Lei è uno come loro. E non sono tifosi. Va bene, che ne so, io mi aspettavo di incontrarla in un posto, che ne so, particolare, che ne so, una tribuna e una poltroncina numerata, no, invece lei in mezzo agli altri. Questo mangia tutti quanti, credo che questo sia il mio posto, no? Non altro. Ma se lo Stabia andasse in B poi che succede? Pensiamo a vederci la partita, per favore. Lei è capace a fare una telecronaca? Io? Eh no, se era capace intraprendevo quell'attività là. Facevo un pensiero. Ma lei ha pagato il biglietto intero? Metà. Ha proprio pagato. Sono in servizio. Cosa è successo? Ero distratto. C'era un presumibile calcio di rigore. Ma ciao! Ma questo è un,
si prende una botta in campo, com'è? Ma che ne so qua, basta vincere. Ma non si sente a disagio una donna in mezzo a tanti uomini? No, per niente. Ah, tranquillo. Sono abituata. Vieni spesso allo stadio? No. Ah, sei abituata a stare in ambienti... Sei capace di lottare, insomma, contro questo maschilismo che ancora esiste? Sicuramente. No, perché prima di venire da te, io mi sono guardato un po' intorno e credo che tu sia... rappresenti lo 0,0001% delle donne, no? No, ma non credo che sia un problema, comunque ci saranno altre ragazze o altre donne in giro. Va bene, non ce l'avrei guardato con attenzione. Allora guardiamo meglio, adesso arriva il gol. Facci una telecronaca di questo gol. No, la telecronaca, vedi? Questo è un gol. Questo è un gol, punizione, cosa sarà? Ma quanti falli ci sono stati fino ad ora? 10 falli. E l'abbiamo di Nannisciugo. Ma l'arbitro per chi parteggia? Non si so. No, lo dica, si sbilancia. L'arbitro fa la partita su. Ma lei per chi parteggia? Per lei quest'altro. Da dove viene? Da Palma Campania. Da Palma Campania, ma non esiste la Palmese. Sono di Castellammare, sì. Ah, lei è di origine di Castellammare. Allora facciamo un po' un commento di questa punizione che Michele Ruocco adesso ci riprende. Sei culo. Prego, dica. È rito questo, fa culo. Palla gol. Chi sta tirando? Chi tirerà? Ha sbagliato di qualche metro. L'hai seccato comunque. No, per carità. Io non sono capace a fare i commenti, allora. Ma lei la domenica lascia da sola moglie, figli, tutto? No, io porto... Non è sposato? Io sono sposato. La moglie non si incavola? No. Tifoso della Palmese. E i suoi compaesani non sono gelosi del fatto che va a vedere la USA? Sono di Castellammare, faccio tifo per la mia squadra. Questa sciarpa però è riciclata, è dell'anno scorso. Questa sciarpa è dell'anno scorso. Ecco fa. Di la verità. Rosso. Poi è dell'anno precedente. Quando l'hai comprata? Adesso. Oggi. Tu sei una sua parente? Una sorella. La sorella, quanto tempo ha questa sciarpa nell'armadio lui? Adesso l'ha comprata. Ah, appena comprata. Cosa c'è scritto? Nati, leggi tu. Non si legge. Nati per vincere, leggenda gialloblu. È vero, è proprio una leggenda. Signora, anche lei allo stadio? Eh sì, oggi mio figlio mi ha trascinato proprio. Ma valeva la pena, valsa la pena venire fino qua? Adesso. Pare di sì. Sì. Peppino Di Capri ci mancava nel nostro archivio col ciccio Peppino Di Capri. Sappiamo che lei sta preparando un brano dedicato alla Juve Stabia. Perché sei talmente appassionato? Non ancora, comunque non hanno bisogno, la Juve Stabia ha bisogno di inni o di canzoni, lo dimostra sul campo e la situazione in classifica parla chiaro, insomma. Sono venuto qua a vedere questa partita, invitato. E che ci fa qui? Invitato da chi? Ospite del presidente. Fiore? Sì, perché abbiamo appena incontrato, però lui è tra la gente più comune, lei è sulla poltrona oro. È una poltrona oro questo. È di oro. Me la porto a casa appena finito. Certo, può sempre servire come investimento. Ma è vero che lei a Capri ha una casa che vale 18 miliardi? Samarò, mica starei qua. Ma certo, sarebbe lo stesso qui, perché comunque è un momento sportivo. Lo sai che questa, noi andiamo in onda su una televisione che comunque si richiama il suo cognome. Ah sì? Come si chiama? Contento. Come si chiama? Come si chiama il suo cognome? Com'è il suo cognome? Sei impreparato, non te lo dico. Certo che lo so come si chiama lei, però ce lo deve dire lei. Tele di Capri. Tele di Capri. Tele Peppino di Capri. Ciao. Ci ha cacciato via. No, perché siamo negli intervalli. Solitamente negli intervalli uno si rilassa un po'. Voi ci canta fate? Una canzone. No, la televisione è un po' presunta e pretende un poco troppo.
è giusto, perché da campione di capo non si può pretendere così tanto. No, sai cos'è? Che io sto cercando di farla scocciare e lei ci caccia via, e così ne facciamo il nostro... Ah, così voi siete contenti, se per questo lo sa un calcio subito. Sì, dove? No. Saluta gli amici, no. Ci faccio vedere che lei è anche un violento. Non sono capace, lo sanno tutti. Campione di capo non è capace di essere cattivo con noi. E io cosa devo fare per farla arrabbiare? Devo stare qui un altro quarto d'ora finché lei non si arrabbia. Finché lei non si stanca, perché io... Lei la resiste. Tattica è questa. Sì. L'intervista più scocciante che lei ha ricevuto nella sua vita qual è stata? Fino adesso questa. Ecco qua, lo sapevo, ma la so chiamata. Vabbè, la lascio lavorare. Se guardate le mani per dire ecco, mo do un pugno. No. L'ultima canzone che lei sta pensando di realizzare qual è? No, adesso sto preparando delle cose per un nuovo album di tutti i brani nuovi inediti, quindi adesso c'è un po' di tempo. Un anteprimo? Non ce la dà un anteprimo? No, farò una tournée nei primi di... sono metà marzo, quindi è la prima volta che dico questa cosa. Quindi. Bene, meno male, allora abbiamo perlomeno tirato fuori. Un saluto a tutti i telecicci, qui è Ciccio. Ok, un saluto a tutti gli amici in ascolto in questo momento e che ciao ci da Peppino di Capri. Grazie ragazzi, Daniele e Ciccio vi salutano, arrivederci dallo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, contenta? Ah sì, tantissimo, guarda, l'aspettavo questa vittoria. Ecco, l'intero stadio che esulta, scene di gioia, scene di felicità, contento? Assai. Meno male, andiamo lì. Dunque, arrivederci, vi lascio le immagini come al solito di uscita da questo stadio. Questa siamo nella tribuna oro e in bocca al lupo a questa squadra. La prossima domenica saremo da qualche altra parte e questa è la squadra che saluta il suo pubblico, quello più caloroso della curva. Arrivederci. Sapevo che esistesse questa fiera, è messa su con amore,